partire da Android 10 sono state inserite notevoli limitazioni per la possibilità delle app di andare a leggere o scrivere file non appartenenti direttamente a loro. Una prima conseguenza, per esempio, è che adesso non è più teoricamente possibile andare a leggere i messaggi vocali di WhatsApp che sono in directory, ovviamente, che appartengono a WhatsApp. Ho trovato comunque un metodo per ovviare a questo problema. L'utente deve andare a abilitarsi la lettura di queste particolari directory, quindi dovete fare un pochettino di fatica in più. Cosa dobbiamo fare nello specifico? Andiamo un attimo a vedere, ecco. Abilita messaggi vocali WhatsApp, ecco, possiamo chiaramente andarli a abilitare, e però cosa succede? Opus Test Voice. Succede che adesso ovviamente la lettura di tali file non è abilitata, quindi viene letto il messaggio di test e non l'ultimo messaggio che vi è arrivato via messaggio vocale. Cosa dobbiamo fare? Come dicono le istruzioni qui in rosso, dobbiamo entrare in WhatsApp Voice Notes qua, andare a cercare la directory WhatsApp Voice Noise, che normalmente, ma non solo, viene data anche altre possibilità, si trova in WhatsApp Media, WhatsApp Voice Note, eccoci qua. Adesso consentiamo l'accesso a questa directory, a questo punto facciamo ok, ecco, diamo il tempo al sistema di trovare la directory. Adesso sta segnalando che non la sta trovando, ecco, adesso l'ha trovata. A questo punto sentiamo dentro, schiacciamo. Messaggio di prova, ciao ciao. Ecco, adesso mi ha recitato l'ultimo messaggio pervenuto e qui in blu mi sta scrivendo la directory alla quale sta accedendo e il tempo che ci ha messo per leggerla. È molto più lenta adesso a leggere questa directory che non appartengono all'app, però in ogni caso ho trovato un sistema per leggerla abbastanza velocemente. E quindi insomma dovrebbe riuscire a funzionarvi abbastanza bene anche con un notevole numero di messaggi vocali. Ok.